Economia e finanza. Con il nostro esperto Dino Surgonà, ieri avevamo concordato di trattenerci un po' su quello che sono i provvedimenti che la Cina, questo grande colosso economico, sta portando avanti. E c'era una curiosità che io avevo letto. Non l'avevo però comunicata a Sorgonà, che è quella della, come dire, decisione del governo di Pechino di mettere uno stop alle importazioni del gorgonzola italiano e del taleggio, un altro bel formaggio che a tutti conosciuto. Dina dall'altra parte mi disse, ma guarda che c'è una notizia ancora più importante, cioè che la Cina praticamente ha messo al bando la moneta digitale, ecco, il cosiddetto Bitcoin, parola per me molto astrusa. E adesso, ecco, nei pourparlers che abbiamo avuto, mi ha comunicato che Draghi ha riunito i governatori delle banche centrali, era prevista la riunione, ma insomma che cosa sia venuto fuori non lo so, Dino Surgonà lo sa e ce lo comunica seduto a stante. Allora, che è successo? Allora, alcune cose importanti ha detto oggi Mario Draghi al termine della riunione. Primo, la ripresa dopo il primo semestre va consolidandosi e rafforzandosi. Quindi la ripresa in Europa viene datata per quest'anno per il 2,2% del PIL. Secondo, le decisioni sulla riduzione del programma di acquisto di titoli pubblici, il cosiddetto in inglese tapering, è rinviato qualunque decisione a ottobre. Viene confermata intanto la compera dei titoli a 60 miliardi, titoli pubblici, 60 miliardi al mese. Viene confermata anche la politica monetaria dei tassi di interesse, cioè del costo del denaro, per tutte le operazioni intorno allo zero. Quindi l'unica cosa, la grossa novità è quella del rafforzamento dell'euro. E qui Draghi ha detto alcune cose. Il rafforzamento è un elemento di preoccupazione che però noi stiamo strettamente controllando, vedendo se per caso questo rafforzamento dell'euro nei confronti del dollaro e delle altre monete possa avere delle conseguenze negative sulla ripresa economica. Questo è quanto è stato detto oggi. Ho capito, ci hai dato una notizia, diciamo proprio di prima mano. E allora il Bitcoin di cui parlavamo prima, che cos'è questo oggetto misterioso? Ah no, coin in inglese vuol dire moneta, quindi la bit è il termine, che si usa su internet, no? Quindi è una moneta digitale usata attraverso lo strumento, un algoritmo monetario, questa Bitcoin ce ne sono altre monete, digitali, se ne contano 80. Questa in particolare, che è la più importante, è stata creata nel 2009. Non è emessa da una banca centrale come può essere il dollaro, come l'euro, come lo yen. No, è emessa in internet ed è regolata da una serie di passaggi tecnici. Ma la cosa che più preoccupa è che chi l'ha inventata ancora si rifugia dietro un nome schermato di Satoshi Nakamoto.
ma chi c'è dietro di lui non si sa, perché sale o scende vertiginosamente si capisce poco. Chi ci guadagna non lo sappiamo. Per quale motivo? Per il semplice motivo che tutte le transazioni e quindi tutte le offerte e le compere avvengono attraverso internet e non si sa, è tutto schermato, per cui non si riesce a controllare queste transazioni, sono anonime, perché si usa un database distribuito tra i nodi della rete che tengono traccia delle transazioni ma che sfruttano una crittografia per generare moneta e attribuire la proprietaria del Bitcoin. Quindi sfugge tutto, però c'è un fatto, l'economia è molto piccola e adesso anche molte fondazioni, enti e associazioni accettano i Bitcoin donazione e poco fa il Sole 24 Ore ha dato anche una notizia che nella città di Zugo, che è la capitale di uno dei cantoni della Svizzera, è possibile pagare i servizi di sanità e dei trasporti in Bitcoin. Bene, ti ringrazio moltissimo, ti ringrazio per l'anticipazione su Draghi, che veramente è arrivata in tempo reale, le agenzie non hanno dato ancora niente. Grazie, di buon lavoro. Grazie.